Civil Week 2022. La strada verso la Civil Week 5, 6, 7, 8 maggio è ormai percorsa da settimane dal nostro carrozzone di Milano News che vi sta portando in avvicinamento a questa importante data. Sì, non sono Milan Versetti, ve ne siete accorti, questa settimana cambio alla guida della carrozza, ma sicuramente settimana prossima tornerà Elena, sempre più splendente e brava che mai. Quello che non cambia è la Civil Week. La Civil Week è lì, 5, 6, 7, 8 maggio, manca pochissimo e tanti sono gli enti promotori che stiamo conoscendo in questo periodo, tra cui appunto vorrei ricordare bene chi fa cosa durante la Civil Week, ma ci torniamo dopo, perché prima parliamo invece con il nostro ospite. Vi presento il nostro ospite qui in studio con me, Paolo Nicolodi, portavoce del Forum del Terzo Settore Adda Martesana. Buonasera, buonasera Paolo, grazie buonasera. Di essere qui. Forum del Terzo Settore Adda Martesana, che è uno dei promotori, no, del sì. Civil Week. Cosa significa per voi essere promotori di una week del genere? Vuol dire essere partecipi fin dall'inizio allo sviluppo di questa proposta e al coinvolgimento di tutto il terzo settore. Poi noi siamo della zona particolare, siamo del provinciale, in Martesana, quindi vuol dire coinvolgere tutto e dar voce all'Adda Martesana. L'Adda Martesana, insomma, una zona che va fino ai confini dell'impero, verrebbe a dire, no? Fino ai confini di quello che una volta era poi l'inizio, ma il regno della Serenissima, no? Perché c'era proprio il confine, sì, sull'Adda, no? Sì, sì, sì. Però proprio perché ormai Milano, sarebbe stupido fermarci, cioè chi si ferma la 90-91, c'è chi va un po' più ampio, si arriva fino a Bisceglie, Pontelamo, ma insomma, diciamo, cioè Milano è la grande Milano, sì, ormai. L'idea di aver fondato e formato una città metropolitana non è solo un cambio di nome, non è solo da provincia a città metropolitana, vuol dire davvero essere una grande, unica città. Sì, sicuramente, infatti in questo senso abbiamo voluto starci fin da subito, fin dalla primissima edizione come promotore, perché Milano non è solo la Milano città, ma tutto l'Interland, tutto quello che... E insieme a voi, vediamo allora chi sono gli altri promotori della Civil Week, che è un'iniziativa appunto promossa da Corriere Buone Notizie e CSV Milano, insieme al Forum del Terzo Settore Città di Milano, Forum Terzo Settore Adda Martesana, appunto Forum Terzo Settore Alto Milanese, con il patrocinio del Comune di Milano e il patrocinio e contributo di Regione Lombardia e appunto Città Metropolitana, che dicevamo poco fa. Infine poi con il contributo della Fondazione Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano e BCC Milano. Partner poi dell'iniziativa sono CSVNet e Forum del Terzo Settore. Partner tecnici, beh, con grande orgoglio, Milano All News, ma si aggiungono anche appunto Share Radio e Officine Buone, che insomma conosceremo anche meglio nelle prossime settimane. L'importanza di un forum come il vostro è proprio quello anche di davvero fare un po' da collegamento anche con le realtà, a volte più lontane ovviamente da voi, perché parliamo veramente anche di chilometri, no? Giusto? Sì, sì, sì. Poi partendo da Trezzo, che è la cima dell'area Adda Martesana, noi vogliamo promuovere una cultura di welfare generativo, quindi di collaborazione con la pubblica amministrazione, e anche la Civil Week ci sembra un'ottima occasione per questa tipologia di collaborazione con la pubblica amministrazione. Infatti da noi in Martesana si sono mossi anche i comuni per promuovere le loro associazioni e farle aderire a questa proposta. Mi viene in mente Cassano, Melzo, Cernusco, cioè tanti comuni che vedono in questa proposta della Civil Week un'ottima occasione per dar voce e dare visibilità a tutto questo movimento della società civile organizzata, dell'associazionismo, degli enti del terzo settore, anche in Martesano, in un'ottica anche di una visione Milano metropolitana, non Milano centrica. Quando parlo di tutte queste anime che si muovono, mi viene a pensare appunto a dei cittadini che diventano protagonisti proprio del cambiamento, ma soprattutto anche appunto di questo welfare di cui parlava. Cosa significa se i cittadini diventano protagonisti a questo punto? Significa tanto, cioè che i cittadini mostrano una voglia di essere parte attiva, di prendersi cura della propria città nei vari modi più disparati, non solo sociale ma anche ambientale, culturale, di vario tipo, e di far progredire il proprio comune, di migliorare il proprio comune che ci vive
E questo vuol dire tanto per i comuni che ci sono in Adda Martesana, ma anche penso per il territorio di Milano, avere dei cittadini che in maniera organizzata o anche in maniera singola, perché è un nuovo tipo di volontariato, che però dialoga con il terzo settore, vuole prendersi cura di ciò che la città, dei problemi, dei miglioramenti, delle esigenze che la città esprime, che sia un comune di 3.000 abitanti, che sia un comune di 50.000 abitanti. È un modo per essere, esercitare l'essere cittadini. E allora, tra i promotori abbiamo sentito esserci anche il CSV di Milano, che come sapete ogni volta ci racconta un pezzettino in più per avvicinarci alla Civil Week 5, 6, 7, 8 maggio, lo dico normale. Se dico Civil Week devo dirvi le date, così sapete bene quando è, ve lo stampate in testa e andate a vedere anzi sul sito Civil Week Vivere che chi e cosa c'è in calendario, un calendario che si sta sempre più arricchendo, sempre più avvenimenti. Dicevo, CSV ci racconta ogni settimana un pezzettino in più. Quest'oggi è il turno di Chiara Cazzaniga, che ci racconterà un altro pezzetto in più per avvicinarci alla Civil Week. Chiara. Ciao, sono Chiara, mi occupo di comunicazione in CSV Milano. Noi in comunicazione abbiamo un ruolo importante. Assieme ad Anita, assieme a Elisabetta, Claudia, Francesco, abbiamo un ruolo di portare le voci delle associazioni del terzo settore ai cittadini e alle istituzioni. E, diciamo, facciamo l'ultimo miglio e diffondiamo i loro messaggi. È un ruolo molto importante perché l'obiettivo è quello di far emergere le attività e il contributo fondamentale che le associazioni del terzo settore svolgono nel tessuto cittadino, ma soprattutto dare l'informazione della qualità di questa attività, di questo contributo, e l'energia che infondono, il fermento che c'è in tutto il territorio metropolitano. Dopodiché abbiamo come obiettivo quello di amplificare questa voce, far arrivare anche appunto il più possibile, più lontano, anche chi non ha, diciamo, mai sentito parlare di terzo settore. E lo faremo, lo stiamo facendo, mettendo in campo le nostre forze e le relazioni e le reti che hanno con noi condiviso questo bellissimo progetto. E quindi mi permetto di citare, di ringraziare innanzitutto Paolo Iabichino, che ormai voi conoscete perché anche lui ha una piccola rubrica in questa trasmissione, e appunto Milano News, Share Radio e Officine Buone. Grazie a tutti. Grazie mille Chiara, grazie mille a Chiara Cazzaniga del CSV di Milano. Queste sono le varie cose da sapere, proprio una sorta di manuale, voi potreste prendere tutti, e potete farlo, sono su Instagram, potete trovare tutti i pezzettini, no? Che CSV Milano ogni settimana ci regala, e potete mettere insieme proprio il manuale per arrivare pronti e giusti, proprio nei tempi e nelle modalità perfette per approcciarsi alla Civil Week. Civil Week che appunto non sarà solo a Milano, ma sarà nella grande Milano, nella città metropolitana di Milano. Quest'oggi parliamo appunto dell'Adda Martesana. Cosa dobbiamo aspettarci dalla vostra zona? Cosa ci regalerà l'Adda Martesana per questi 4 giorni? Diverse proposte, nel senso che l'Adda Martesana ha voluto essere presente in forza e quindi propone più di 40 attività che possono essere sia attività teatrali che attività con i bambini che con attività dei giovani. Ne abbiamo veramente disperate. Si sono mossi anche le biblioteche, quindi anche le istituzioni a fare delle attività, a proporre delle iniziative. Ne vedremo di diversi tipi su tutti i 3 giorni, addirittura ci sono delle proposte che sono continuative, cioè si ripetono nei 3 giorni. Avremo per esempio la BCC, che tra l'altro è anche uno dei organizzatori della Civil Week, che farà anche una proposta per sostegno al terzo settore attraverso un incontro online sul fundraising e sulla non il coworking ma il microcredito. È molto interessante perché è anche una cosa nuova per le associazioni, quindi è anche un modo per formare e aiutare le associazioni, più altre attività di vario tipo, soprattutto ludico-ricreative. Si è molto puntato
da una parte a coinvolgere i cittadini, ecco, svagati Paolo, dopo un anno, due anni di Covid, eccetera, e a mettersi in rete le associazioni. La cosa, l'altra caratteristica è che sono poche gli eventi organizzati da una sola associazione, ci sono sempre di mezzo 3-4 associazioni. Bello, ecco. Bello, insomma, veramente la forza dello stare insieme. Fra pochi minuti devo salutarti perché arriveranno, anzi, tre associazioni che ci racconteranno nel più di uno fattispecie che cosa faranno. Però, prima di andare via, due parole velocissime. Forum del settore, ricordaci bene che cosa fa e cosa può fare, soprattutto per le associazioni che ci stanno seguendo. Allora, fa e cerca di diffondere la cultura del terzo settore e quindi il sostegno alle associazioni, in particolare nel dialogo con la pubblica amministrazione. Perfetto. E quindi quello che mette a disposizione per esempio il forum è aiutare ad avvicinare il CSV, che è l'ente poi di aiuto e supporto tecnico alle associazioni, ma anche il forum stesso che cerca di aiutare a dialogare con i vari comuni o gli ambiti territoriali. Io volevo fare solo un appunto, sono vice portavoce, non portavoce, nessun problema, per giustizia del nostro portavoce Agostino Beretta, che saluto tantissimo, non poteva essere presente. Non c'è problema, licenzierò subito la prima producer per questo errore, ma non c'è problema, no, scherzi. Salutiamo allora il portavoce, ufficiale, il vice portavoce, perfetto. Questo fa capire anche quanti siete però, nel senso che davvero siete in tanti a dover e a voler lavorare e a dare una mano appunto al terzo settore anche, diciamo, a riavere quella giusta dignità che deve avere, giusto anche, giusto, no? Perfetto. Paolo, io ti ringrazio tantissimo. Grazie. E da te passo a un altro Paolo, a Paolo Iabichino, alle note di Iabicus, quelle note che ci stanno accompagnando nella melodia del concerto della Civil Week. Lui è Paolo Iabichino e queste le note di Iabicus. Ciao. La nota di oggi non è facilissima, è il sol. Devo fare evidentemente una piccola licenza perché mi prendo a prestito un apocope. Sol fa riferimento al solo perché molto spesso le aree di intervento del volontariato vanno a intervenire dove c'è solitudine, dove c'è mancanza di adesione, dove i più sfortunati e le più sfortunate non sentono intorno altra presenza che non quella delle persone che portano un po' di conforto. E allora, però mi piace anche pensare che sempre con un apocope di mezzo, questo sole che arriva a intervenire con l'azione delle associazioni porti la luce e il calore di cui queste persone sole hanno bisogno. Quindi è una nota ricca poi alla fine, questo sol che con l'appoggio di due vocali ci restituisce tutto il buono che si va facendo nelle azioni solidali. Iabicus, grazie della tua melodia, grazie delle tue note. Quest'oggi era il sol, la nota di oggi era il sol. E come potete vedere, invece, al mio totale, io non sono sol. Manda la 3, eccoci qua. No, anzi, sono in compagnia di tante bravissime donne. E quando si dice brave donne, nel senso veramente del termine, di questo termine, perché voi fate tantissime cose belle e buone anche, no? Nel senso che fate davvero. Rendete giustizia al vostro territorio, fate delle iniziative importanti sul vostro territorio e portate alto, come dicevo prima anche con Paolo Nicodi, del portavoce del forum del terzo settore, la dignità che il terzo settore deve avere sui territori, soprattutto nel collegamento con le persone poi che abitano le nostre strade e i nostri paesi. Allora inizio a presentarvi dalla mia destra Anna Moschitiello dell'associazione Mariposa di Trezzo. Buonasera Anna. All'altra parte del tavolo, Maria Dozio, conosciuta tutti come Mary, giusto? Tutti come Mari, del coordinamento associazioni volontariato di Bussero. Esatto. E qui di fianco a me, Antonella Corradi, la consulta sociale di Melzo. Un'associazione, una consulta, un coordinamento, interessante perché sono tre realtà diverse, che però tutte e tre appunto in Civil Week. Allora, iniziamo da te Anna, l'associazione Mariposa di Trezzo.
cosa fa solitamente, ma soprattutto ti chiedo cosa farà per questa City Week. Allora, di solito l'associazione si occupa di contrasto alla violenza di genere e quindi fa attività sia di promozione della parità di genere e di rispetto delle differenze. Lo fa in vari modi, attraverso nei confronti della cittadinanza e soprattutto dei ragazzi all'interno delle scuole. Contemporaneamente l'associazione collabora con la rete Viola, una rete interistituzionale dell'Adda Martesana, che gestisce 5 sportelli dove le donne possono chiedere aiuto nel momento in cui si trovano in una situazione di disagio o di vero e proprio pericolo. Per quanto riguarda la Civil Week, abbiamo visto la locandina poco fa, possiamo, Lorenzo, rivederla pure, è la locandina appunto della vostra iniziativa, giusto? È il nostro evento. Abbiamo approfittato di questa... abbiamo approfittato della Civil Week, che ci mette a disposizione una platea molto più ampia di quella a cui siamo abituati, e per promuovere appunto l'attività della rete Viola, e lo facciamo attraverso uno spettacolo teatrale fatto in collaborazione con un'altra associazione che è di Milano, si chiama Libere Sinergia. Ed è uno spettacolo di denuncia della violenza psicologica sulle donne. È uno spettacolo divertente, ironico, e però serve a sensibilizzare la popolazione sui temi della violenza. Anna, bravissima, complimenti davvero per la spiegazione, è stata velocissima. Passo alla mia sinistra invece. Allora, partiamo dal coordinamento delle associazioni del volontariato di Busso. Allora, sì, è un coordinamento... Quindi cittadino? Sì. Di quante associazioni? Cosa più o meno? Non veniamo a contare, giuro, non vengo a... Ma diciamo più di 10. Ah. Comunque sono le associazioni di volontariato sociale. Perfetto, quindi volontariato sociale. Sì. Nato nel 2012. Ok. Però già prima, attraverso una consulta comunale, le associazioni di volontariato sociale si aggregavano, perché è circa 20 anni che organizziamo delle cose insieme come associazioni di volontariato sociale. Diciamo in primis la festa del volontariato, dove all'interno c'è sempre un momento ludico ricreativo, un momento di formazione e un convegno, una cosa su dei temi di interesse sociale. Ogni anno cambia. Ci ha un po' frenato la pandemia, però adesso stiamo riprendendo, e fortunatamente stiamo riprendendo. Quindi sono associazioni di volontariato sociale, stai parlando. Sì, sociale. La parola volontariato mi piace tanto, anche l'esperienza vostra, no? Giusto, Anna, se non sbaglio, esperienza importante e difficile, comunque fatta tutta solo da volontari, giusto? Per certo, noi. Insomma, certo. Qualcosa davvero di importante che va riconosciuto. Invece, Antonella, tu fai parte della consulta sociale invece di Melzo. Sì, esatto. È una consulta che nasce sul desiderio della nostra amministrazione comunale di diversi anni fa, tutto questo per collaborare con le realtà presenti sul territorio, sempre sociali comunque, qualcosa di riferito al sociale. Collaboriamo con il comune e il comune collabora con noi sulle varie attività, anche lì cerchiamo di lavorare in rete. Abbiamo avuto un po' di difficoltà anche noi con il Covid, però ci stiamo riprendendo. Hai detto la parola magica, rete, no? Rete, insomma, sì, fondamentale. Sì. Prima sì. Nicolodi, appunto, il portavoce del terzo settore, diceva 40 iniziative più o meno, ma la cosa bella è che non sono 40 associazioni, sono 3, 4, 5 associazioni si mettono insieme, sì, e fanno un'iniziativa. Sì. Quanto è importante fare rete, soprattutto, mi viene a dire, anche dopo quello che abbiamo passato? È importante fare rete perché le necessità del territorio sono... un po' l'espressione comune per tutti, per cui lavorare insieme è importante proprio per questo, perché insieme rispondiamo a tutte quelle che sono le esigenze del territorio, insomma. Che tipo di iniziative vorrete? Allora, per la Civil Week sono 2 grosse iniziative.
Il 5 e il 6 faremo il piedibus, che è già un'attività che si svolge sul territorio di Melzo, però allargheremo con più stazioni di partenza. Piedibus cos'è? Diciamo che ora è piedibus, però. Ecco, piedibus, perché mi è già arrivata la notizia a me. Sì, diciamolo, sì. Piedibus, non è tutto bello quello che... diciamolo che ora è, dimmelo Antonella, se hai il coraggio. Il piedibus è una, è il tirar fuori i bambini dalle macchine, anziché andare a scuola in macchina, e educare anche i genitori a vivere in libertà, a vivere la città, a vivere in una maniera diversa lasciando le macchine. Per cui in quelle due giornate sollecitiamo con punti di partenza maggiori, più numerosi, in modo tale che vanno verso le scuole. Perfetto. Con una serie di volontari delle associazioni, appunto, della consulta. Delle domande. A che ora devo essere lì? La mattina del alle 5? 8 meno un quarto. Ecco, 7 e mezza. 7 e mezza meno un quarto. Tutti sarò lì. Beh, sappi che sarò lì. Ok, ok. Sarò lì, Antonella, per raccontare, perché noi sì. Di Milano News seguiremo varie iniziative, tra cui sì. Appunto sicuramente sì, sì. Questa del Pedibus, perché è davvero, davvero interessante, sì, soprattutto sì. Nelle città medio-piccole, città piccole, sì. Come metodo che davvero, dai, è... assurdo non viversela a piedi una città come la nostra. Poi al ritorno ci sarà anche un momento conviviale dei volontari alla ciclostazione. Ma potevo venire alla quella dopo? E certamente, no, no, viene a una. Ah, allora, però... giustamente. Ti aspettiamo così, può fare, così va tutto, si va tutto per bene. Mari, voi invece che cosa proponete? Allora, anch'io volevo dire che comunque il coordinamento e anche prima era sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale, tanto è vero che anche nella Civil League che è parte integrante dell'iniziativa. Noi abbiamo pensato di proporre un evento ma con varie azioni all'interno, un evento ludico-ricreativo, per cui avremo una mostra fotografica sulla Somalia, un laboratorio di costruzione di aquiloni in collaborazione con la Lega Ambiente, avremo un'artista, attrice, animatrice che ci aiuterà, farà giocoleria, bolle giganti, giochi per famiglie, per bambini e per famiglie, e poi faremo un tè che è tradizione del nostro paese, una merenda per tutti, che è tradizione del nostro paese perché le associazioni di famiglie con disabilità organizzano nel paese, sul territorio, questa cosa, nelle case dove le persone con disabilità possono andare a bere un tè, mangiare delle torte, fare dei giochi, a turnazione, insomma. Per cui... si gioca. Si mangia e si beve. E si mangia e si beve. Cioè, sì. Cosa non mi può invogliare ad andare a fare un bel giro a Bussero in quei giorni? La cosa interessante della Civil Week, appunto, è questa della Civil, no? Della cittadinanza che diventa protagonista. Voi siete grandi protagonisti, nel senso che, appunto, sono da anni che fate tutto questo e lo fate semplicemente perché vi va di farlo, che non è scontato, però. E quindi vi ringrazio, anzi, per quello che fate. Come si può fare, appunto, per fare in modo che questa Civil Week diventi anche volano per chi magari ha voglia di avvicinarsi a queste realtà e magari avere altre braccia e altre gambe, altre teste e altra gente, altri cittadini che diventino protagonisti? Come possiamo fare? Bah, noi stiamo già lavorando, prima non ho detto che l'associazione Mariposa fa parte di una rete più grande anche che si sta costituendo in questo periodo attraverso un progetto che si chiama Esercizi di Cittadinanza e azioni per la coesione della comunità del Trezzese. Quindi in questo titolo diciamo tutto. Noi non abbiamo una consulta codificata, ma stiamo provando a metterci in rete attraverso questo progetto. Quindi il nostro evento si inserisce all'interno di questo progetto Esercizi di Cittadinanza, che una settimana dopo il nostro evento organizzerà una festa del volontariato dove hanno aderito 26 associazioni del Trezzese. Quindi anche lì faremo giochi e cose varie. Bene, anche bello vedere che insomma che la Serie Week sia anche un momento di calcio d'inizio poi per tutta una stagione di eventi che si possono andare avanti durante l'estate, speriamo anche poi più avanti e si ritorni anche a fare poi anche l'inverno tutti insieme.
non chiusi, ma insomma, che possa ritornare a fare questo tipo di iniziative. Come fare appunto per portare il protagonista ad essere, del cittadino ad essere sempre più protagonista? E dobbiamo insistere, dobbiamo farci conoscere, dobbiamo arrivare a tutti i cittadini, interessarli che esiste un mondo bello, interessante, che ti invoglia, che ti fa stare bene. Ecco, dobbiamo cercare sempre di insistere su questo percorso. Certo, non è semplice, gli impegni ormai le famiglie che hanno sono tanti, però noi insistiamo sempre, abbiamo sempre voglia di perseguire questa strada. Vorrei però dire anche un'altra cosa su un altro evento interessante che faremo la domenica, che è quello, siccome vicino a Melzo abbiamo una nuova oasi del WWF, quindi partiremo la domenica dal comune, dal centro, e da lì in bicicletta andremo verso questa oasi, quindi dal comune di Melzo, verso questa oasi che dista, non so, sarà 3-4 chilometri, diciamo, in bicicletta, quindi le famiglie insieme si porteranno in quest'area, lì c'è un responsabile del WWF, siccome è di nuova costruzione, quindi anche gli animali, quello che è la vegetazione, è tutto in via di evoluzione. Da lì poi al ritorno insieme ci fermeremo di fronte sempre sul percorso e anche lì mangiamo e beviamo, ci sarà una merendina offerta da Elemer, un'altra associazione che fa parte della consulta. Vi hanno spiegato come fare a convincermi a venire alle iniziative, vedo. quindi questo è un modo CSV, perché il CSV, Bizzini del CSV fa un ottimo lavoro, ottimo. Grazie mille Francesco per tutto. Ma anche musica e tanto altro. C'è musica, la mangiare ci sono sempre, ci mancherebbe, sono già lì. Mari, questi protagonisti, riusciamo poi a tenerceli? Questi cittadini? Diciamo che la Civil Week è un momento importante, ma è un momento. Le associazioni, io parlo ovviamente delle mie, del mio comune, che è un comune piccolo, Bussero, perché non arriviamo a 8.500 abitanti, ma è ricco di associazioni sia sociali, culturali e sportive. E durante tutto l'anno vengono organizzati degli eventi, sia ogni associazione in forma autonoma, ma anche in rete con altre associazioni. Speriamo che veramente questa Civic serva anche per farvi riconoscere, per farvi sempre di più coesistere e collaborare, perché davvero spesso diciamocelo, soprattutto nei paesi a volte succede che le due associazioni fanno due cose al suo giorno, ai due poli opposti del paese, ci si disperde, e invece insomma quello che abbiamo capito è no, mettiamo le forze insieme e cerchiamo di lavorare tutti insieme per un obiettivo. Le forze serve a tutti, serve. Cioè, anche a fare meno fatica. Si fa anche meno fatica, assolutamente. No. E allora ricordiamo bene, facciamo un ultimo giro di tavolo, Mari, partiamo da te, ricordiamo bene però gli eventi durante la Civil Week e come possiamo fare per sapere bene cosa fate, dove possiamo trovarvi, le coordinate geografiche e internet della vostra coordinamento. Beh, noi saremo a Bussero in piazza Centopassi, che è una piazza dove esiste un auditorium e una palestra, quindi è un evento all'aperto. Abbiamo la fermata della metropolitana, quindi possono venire tutti, c'è libero accesso, e sarà sabato 7 maggio dalle 2:30 fino alle 6:30, 7, dipende un po' anche dall'afflusso delle persone. Finché ci si diverte si va avanti. Finché ci si diverte si va avanti. Antonella. Allora 5-6, che prima erroneamente ho detto domenica, invece è 5-6, giovedì e venerdì, okay. Il piedibus, okay. Momento importante con varie partenze verso le scuole. E poi il famoso ritorno sulla ciclostazione per un piccolo la colazione insieme, e poi invece il sabato. Il sabato, WWF, esatto, sabato. Esattamente, il WWF sabato con partenza dalla piazza del comune, tutti insieme alle 2:30, se non ricordo male, ma poi faremo dei dove manifesti. Possiamo trovare delle coordinate per trovarvi su internet, dove sul sito del comune, proprio perfetto. Perché lavoriamo in collaborazione, quindi non si sbaglia. Uguale Anna, invece, che la nostra iniziativa? La nostra iniziativa invece si farà sabato 7 maggio alle 9 di sera presso il Cineteatro Il Portico di Trezzo sull'Adda.
Lo spettacolo si chiama Tanto a me non capita e avremo come ospite la dirigente del comune di Melzo, che capofila nella gestione della rete interistituzionale Viola. Insomma, questi sono solo tre, pensate, tre dei numerosissimi appuntamenti che potete trovare nel calendario della Civil Week Vivere. E la cosa bella è che li potete vedere tanti, potete seguirne tanti, potete andare di persona a vederne tanti, altri potete vederli da casa grazie alla copertura che faremo noi di Milano News, ma anche Share Radio, che poi farà dei bellissimi racconti di quello che saranno questi 4 giorni, la week che mancava a Milano. Milano è una week per tutto, a volte anche fin troppo, questa volta è la week giusta, la settimana della civiltà, la settimana dell'essere civico, la settimana di noi cittadini e di voi volontari. Quindi vi aspettiamo 5, 6, 7, 8 maggio in giro, ci si vede in giro. Il saluto giusto per questa settimana sarà ci si vede in giro. Io ringrazio le mie ospiti di questa sera, Anna, grazie mille di essere con noi, Mari, Antonella, grazie a voi. Complimenti per le vostre iniziative e ci vediamo sicuramente, appunto, come dicevo, ci si vede in giro, va bene? Ok, grazie. Partecipate, diciamo. Ottimo appello finale di Mari, partecipate è la parola giusta, partecipazione è la parola fondamentale per questa Civil Week. Sono le 19 in punto, quindi io vi saluto, grazie mille per averci seguito, ci vediamo settimana prossima quando ridarò il comando a Inversetti. Grazie mille, arrivederci e a presto.